Ok, mister, a vostra disposizione per le domande. Mister, una partita, si può dire che si è decisa tutta nel primo tempo, perché si è giocato veramente a ritmi altissimi, voi siete partiti con questo super gol, però dopo un minuto subito messo le cose in chiaro. Poi nel secondo tempo c'è stato un calo, ora non so quanto sia fisico o mentale, nel senso che cioè, se magari i giocatori in campo sono accorti, magari San Marino più di tanto non lo spingeva, forti nel vantaggio, uno può dire vabbè, controlliamo, insomma, non lo so, chiaramente. L'esame non è sbagliato nel senso, cioè, il primo tempo sicuramente è stato molto più emozionante anche per chi ha visto la partita da fuori, dove loro hanno una buonissima organizzazione di gioco, e lo sapevamo, e sapevamo anche che però in alcune situazioni potevamo fargli male, come poi è successo soprattutto dalla parte sinistra con Piscitello, Bakent, che veniamo a creare questa superiorità. Mi ha ricordato un po' una delle parecchie partite che abbiamo fatto l'anno scorso, dove magari si andava in vantaggio e poi al secondo tempo ci si abbassava un po'. È ovvio che abbiamo provato il primo tempo andare a prendere alti e siamo riusciti a rubargli qualche palla, a ripartire. Il secondo tempo secondo me non avevamo più a livello fisico la forza di andare a prendere alti, anche perché loro portavano tanti giocatori oltre le linee della palla e quindi potevano farci male tra le linee. Ma penso sia abbastanza normale quando vinci 2-1 una partita importante per una squadra che deve vincere, che deve fare un campionato importante, difendere anche il risultato, perché noi alla fine fondamentalmente abbiamo rischiato solo un tiro di destro del ragazzo biondo che è entrato, altre situazioni non abbiamo rischiato. Ovvio che vorrei cercare di portare la squadra a giocare più minuti, magari come primo tempo, cercare di fare una pressione ultraoffensiva, perché questa squadra lo può fare, lo deve fare. È ovvio che in alcuni giocatori che sono rientrati anche da infortuni sicuramente abbiamo da ritrovare la condizione, però sono contento anche di chi è entrato che ha dato il suo apporto, hanno dato il loro apporto in maniera importante. Detto questo, era fondamentale secondo me per questo gruppo tornare alla vittoria, tornare dove Prato, e perché poi le sconfitte ti danno anche quel senso di... Domenica avevo la sensazione che noi non potessimo mai far male, invece oggi pensavo che da un momento all'altro potevamo far gol, quindi l'atteggiamento sicuramente è quello che ho chiesto ai ragazzi di cambiare, di essere più propositivi, l'hanno fatto, hanno fatto 40 minuti, 45, 50, va bene, cercheremo di portarlo a più tempo. Per mister, parlavi dei cambi, visto come l'hai ripreso, hai fatto il triplo cambio, prima eri molto arrabbiato, volevi subito fare il cambio e sono entrati Silvestro, Vertica e La Monica, ecco. Ti chiedo quanto è importante poter mettere in una partita comunque di gestione tre giocatori di questo calibro, che sono tre potenziali titolari, è un'arma importante per te questa? Sicuramente, ovviamente non avendo i doppi ruoli, le quote nei doppi ruoli ci sono da fare, c'è da pensare un po', e quindi ovviamente devi mettere prima Diodato 2005 per poi togliere Goffredi che come vi ho sempre detto è un ragazzo che paradossalmente sta facendo meglio il secondo tempo del primo, che però ho preferito mettere un giocatore di esperienza, Gianvito, che sicuramente in quel momento della partita ha dato più tranquillità. Senti, mister, cioè, non hai visto una soluzione tecnica, diciamo, tattica diversa rispetto alle partite precedenti, con un Bakente dietro la prima punta? Ecco, era una soluzione pensata per questa occasione o comunque la vedi anche nel futuro? È una soluzione che possiamo adottare con Bakent, con Diodato, con Nardella, con Ferrandino in quella posizione per disturbare il play avversario in fase di non possesso per poterli andare a prendere alti, però loro giustamente poi hanno abbassato l'altro centrocampista, andavano a impostare con due play e quindi ovviamente ti mette in difficoltà e sono usciti un po' di volte, ma questa è la preparazione della partita. Ed è ovvio che poi quando capita che ti escono due o tre volte è normale che mai ti puoi abbassare i 15, 20 metri, 10 metri, quello che può essere, però l'importante è sempre rimanere compatti e portare gli avversari dove vogliamo noi. L'abbiamo fatto abbastanza tranne su una palla sopra dove Damian è andato in anticipo però dopo ha recuperato, però penso che è una squadra che deve crescere, allora, ci sono ampi margini di miglioramento, ma
a livello tecnico-tattico, soprattutto tattico da parte mia, dove anch'io devo crescere. Devono essere bravi anche i ragazzi a seguirmi, e lo stanno facendo, però ovviamente ci sono alcuni giocatori che magari l'anno scorso giocavano in maniera diversa, e è ovvio che poi ti porti dietro magari le situazioni di gioco dell'anno scorso, dei due anni prima, in base agli allenatori che ha avuto. Però penso che è un gruppo sano, è un gruppo che ha voglia di migliorare, e penso che nel breve tempo debba farlo. Mister, abbiamo visto uscire Tricitella per infortunio, non quanto una mattina, forse anche nel campo. Hai avuto modo di testare? Sì, no, è crampi. Crampi, ovvio che ha fatto la preparazione senza fare amichevoli, dopo sia Ravenna che oggi l'ho messo a titolare, quando magari non era ancora nelle condizioni di poterlo fare. So che mi può dare 50, 55, 60 minuti, però se li fa come primo tempo di oggi possono bastare, ad oggi. Non c'era neanche in panchina il Giorgiano, che ha fatto? È successo ieri, prima che facesse la conferenza stampa, cioè l'allenamento, ha avuto un contrasto e ha avuto un problema al ginocchio, e si pensava di poterlo recuperare, invece stamattina faceva fatica a camminare, quindi poi si è deciso di non rischiarlo, ovviamente. Però ovviamente poi ci sono stati 5 giocatori in tribuna, quindi sono decisioni importanti da prendere, decisioni difficili, devono essere bravi i giocatori che rimarranno fuori, sia quelli in tribuna che quelli in panchina, a capire la situazione, a capire che io cerco di mettere in campo la formazione o eventi che reputo migliori, anche ovviamente sono anche le quote, quindi devo guardare molto anche quello, e devono essere bravi poi a mettermi in difficoltà durante la settimana. Devono aspettare il loro momento e cercare di approfittare, di far bene quando capita ai 5, 10, un tempo, 60 minuti che giocano. E questa è la forza di un gruppo, e che vorrei. È ovvio che, come ho già detto, chi non capirà questo purtroppo verrà fatto per la scusa del progetto. Nell'ambito di una vittoria ci sono anche delle cose negative, no? Purtroppo mi tocca dire. Di nuovo la squadra ha svantaggio sul calcio d'angolo, che era successo con la scorsa. E meno male che tu la pareggiata subito, perché se no non so psicologicamente cosa poteva significare. Ci vuole un po' più di attenzione sul calcio d'angolo. Allora, a Ravenna non abbiamo preso sul calcio d'angolo, perché l'abbiamo presa noi di testa. Quindi non siamo stati attenti al limite dell'area, a quelli che erano più disposti ad andare al limite dell'area. In quel caso a Piscitella, che non è un saltatore di testa, quindi doveva contrastare meglio Marino che è andato al tiro. Oggi abbiamo preso gol con Lattarulo, che fisicamente è il più piccolo di loro, di quelli che devono saltare, e l'avevo dato a Goffredi, che più o meno andava erano della stessa altezza. Lattarulo è stato più furbo, è stato più svelto, dopo abbiamo cambiato la marcatura e abbiamo messo Costa su di lui, e poi è andata bene sulle situazioni che ci sono state. Comunque sì, serve grandissima attenzione, perché in queste partite sporche dove fai bene mezz'ora, poi rischi di prendi gol come abbiamo preso noi, capacità di reagire importante su un'azione importante che abbiamo fatto sulla destra, una delle poche che abbiamo fatto a destra, con Costa che è entrato dentro l'area su una bella giocata di Oba. E questo è quello che voglio, devono essere bravi a capire che, perché se vuoi essere a Pistoiese e vuoi vincere le partite, devi anche alzarti un po' di, a qualche metro in più, e se ti alzi qualche metro in più concedi. E abbiamo concesso un calcio d'angolo, a parte che è stato battuto e Costa sul corto, no? L'ha respinta ancora in angolo e abbiamo preso il gol. Dobbiamo curare i minimi particolari, non possiamo permetterci di fare errori, perché noi per fare gol, avete visto il primo tempo, ce l'abbiamo messa. Loro prima azione che scendono fanno gol, e quindi dobbiamo essere più svegli, più attenti. Io dovrò essere magari più bravo nella gestione insieme allo staff delle palle native, delle marcature, palo, corto, limite dell'area, e così dobbiamo migliorare tutti. Ok, ringraziamo il mister. Grazie a voi.